Il salotto istituzionale, come è stato definito dagli organizzatori, conclude a Valletta la due giorni di Casa Sanremo Tour. La città della disfida è stata l'unica tappa pugliese di un progetto musicale che costituisce un'imperdibile occasione di visibilità per i giovani talenti italiani e nello specifico del nostro territorio. 90 gli iscritti, 21 i selezionati da una giuria di qualità. Il salotto istituzionale allestito nell'area antistante la Lega Navale registra la partecipazione del vice sindaco Marcello Lanotte, di Vincenzo Russolillo, presidente del consorzio Gruppo Eventi e titolare del progetto Casa Sanremo Tour, del promotore della tappa pugliese Giuseppe Greco e dell'imprenditore Francesco Barbaro, referente per Barletta del medesimo progetto. Proprio quest'ultimo, con il papà Nicola, ha saputo coniugare nella città ligure l'abile arte del pizzaiolo con la promozione e la cultura del territorio barlettano. L'idea è piaciuta agli organizzatori dell'evento e nel 2019 ci sarà anche Barletta nell'Italia in vetrina. Tutto nasce da? Da un'esperienza fantastica fatta nell'ultima edizione Casa Sanremo, dove ho avuto il piacere di essere ospite del Casa Sanremo, dove ho presentato delle pizze, portando con me i prodotti tipici locali. E a fine edizione loro mi hanno riconfermato per la stagione successiva. A questo punto io ho detto sì, vengo, però una condizione, che con me non viene solo la pizzeria, il locale privato, ma viene con me anche la mia città, la mia amata Barletta. Infatti ho lottato, ho fatto di tutto affinché oggi possiamo avere qui a Barletta, come unica tappa qui in Puglia, Casa Sanremo. Noi abbiamo avuto un ottimo riscontro di richieste da parte dei ragazzi che si sono iscritti in questi mesi sul nostro portale. Abbiamo deciso di fare due giornate in cui normalmente ascoltiamo i ragazzi ma raccontiamo anche l'esperienza sanremese attraverso il nostro format L'Italia in vetrina. È un modo per fidelizzare con il territorio a cui siamo legati, perché Casa Sanremo non è soltanto musica d'ascolto ma è anche e soprattutto la casa degli italiani in quella settimana, dei territori italiani che vengono a proporsi, a promuoversi. La Puglia l'ha fatta anche da padrone in queste ultime edizioni, e con Franco Barbaro è nata una bella collaborazione che vorremmo consolidare proprio partendo da Barletta e annunciando quello che accadrà a Sanremo nel 2019 proprio grazie alla sua organizzazione. Perché Sanremo è Sanremo. Comunque. Il salotto istituzionale registra gli interventi di imprenditori ed esperti del panorama artistico e culturale pugliese. È fondamentale creare le sinergie tra pubblico e privato, dice Franco Filanino, presidente di Assoimprese, che plaude il patrocinio dell'amministrazione comunale per l'evento e l'impegno di Francesco Barbaro. Questa è stata un'occasione che abbiamo colto perché siamo consapevoli che queste esperienze comunque qui sono attuabili e noi abbiamo tutto quello che serve appunto per far parte di una vetrina di cui si parla, no? Di questa esperienza sanremese, di una vetrina importante, e quindi far conoscere una città che comunque è importante dal punto di vista delle bellezze paesaggistiche, monumentali eccetera, e che quindi è impegnata anche su questioni di sviluppo economico, di imprenditoria da indirizzare nelle giuste maniere.